Bentornati nel canale delle Burnia. Siamo sul sito di pestin.it perché hanno fatto la patch, ragazzi. Hanno fatto la patch Kimi 85 come l'anno scorso. Sì, come l'anno scorso e anche forse anche l'anno prima. Ha fatto il season update 2022-2023 per PES 21. Per PS4, questo qui che ho trovato io, però probabilmente l'hanno fatto anche per PS5 e PC, ho visto che c'è scritto sotto. Ecco, cioè, i ragazzi sono stati formidabili, cioè formidabili veramente, cioè, perché Kimi 85 è, diciamo, il progettatore, quello che ha fatto gran parte del lavoro, però vedete ringrazia tutti questi ragazzi qui. E anche sotto ci sono i crediti per quelli che hanno fatto i kit, perché hanno fatto un lavoro straordinario. Secondo me hanno fatto qualcosa veramente di straordinario. Cioè, adesso vi leggo che cosa hanno fatto. Comunque basta andare qui, premere download. Allora, partiamo, facciamo le cose fatte bene. Dovete entrare nel sito di Pestin. Poi, se vi siete lo se io vi consiglio di registrarvi, perché se vi registrate potete anche interagire, magari ringraziare come ho fatto io, o anche per delle altre cose che poi vi faccio vedere. Se siete loggati lo potete vedere, altrimenti vi dovete arrangiare. E io ho lasciato ottimo. E praticamente i passaggi sono così: entrate in Pestin, andate su forum PES 2021, editing e patch, file, opzioni PES 2021. Io ho scelto PS4, poi io ho trovato questo, non so poi se c'è PS5 e PC, ma credo di sì. Basta premere su download V1 e vi si apre una pagina con il file zip da scaricare e poi da estrarre con WinRAR o con altri programmi. Insomma, voi dovete solo estrarre le due cartelle che sono all'interno. Quest'anno ce ne sono due di cartelle e vi faccio vedere perché ce ne sono due. Allora, sono due cartelle perché uno è la solita patch con le competizioni e le squadre e tutto quello che hanno aggiornato, che poi ve lo leggo. E poi c'è la musica, hanno messo anche i cori, c'è cioè 1 giga e 35 di cori di tantissime squadre, poi vi faccio vedere. Poi appunto è totalmente gratuito la patch. Poi però qui vedete loro mettono: se vuoi fare una donazione per ringraziarci o offrirci un caffè, vi lascio il link. C'è il link di PayPal oppure c'è il numero di IBAN intestato ad Andrea Marcelli, se volete contribuire a questo loro lavorone che hanno fatto quest'anno, che è stato veramente importante. Installazione, vabbè, sempre la solita, però ve la ripeto. Intanto vi consigliano che se avete problemi con caricare troppe squadre, è meglio se lo fate in blocchi da 20 e 30 ogni volta, cioè prendete 30 squadre e le scaricate, poi andate dalle 30 successive e le scaricate. Io lo faccio sempre tutto intero, non mi ha mai dato problemi, a me ha sempre funzionato. Comunque poi solita cosa, se avete ancora il gioco e avete altre patch, dovete eliminare tutte le immagini da import e esporta e dovete cancellare tutti i loghi delle squadre, delle competizioni, sponsor, insomma dovete cancellare tutto, anche le divisa LES. Poi scaricate il contenuto del file option e dopo che l'avete estratto appunto con WinRAR, se avete il programma WinRAR o con un altro programma, non so che programma usate, e poi lo dovete inserire in una chiavetta USB e sono due le cartelle, appunto vi dicevo, una è WayPass e poi c'è Music per i cori e poi ve ne faccio sentire qualcuno. E ecco, l'unica pecca dei cori è che io appunto ho scaricato questa cosa perché volevo fare e farò sicuramente i pronostici del Venezia in Serie B, infatti questo venerdì credo, quindi dopodomani vi farò Cagliari-Venezia, che mi pare che giochino sabato alle 2, o il primo giocano, sì, sabato alle 2 mi pare che gioca il Venezia, quindi ve li farò sicuramente, e vi farò sicuramente il pronostico. Volevo mettere i cori all'inizio del video, però ho letto che forse non posso, dovrò trovare un'altra maniera per inserirvi il core. Probabilmente devo proprio inserire la musica dopo aver fatto il video. Perché ho letto che se io la faccio andare i cori come sottofondo, cioè mentre
Per giocare posso giocare col sottofondo del coro, dei cori, quello sì, ma non viene registrata la musica dei cori perché registra la musica del gioco, ma non la musica del lettore multimediale. Quello è il dilemma, quindi mi sa che post video, ma rilascio un po' di spazio e mi inserisco il coro della, pensavo, della scuola di casa all'inizio del video. Vabbè, poi qualcosa mi inventerò. E ritorniamo qui. Allora, avevo detto che se la chiavetta, contenuto scaricato, vedete PS4, PS5, PC, mettono qua addirittura. Andate su impostazioni, poi su modifica, e andare su importa e esporta e dovete cominciare con importa competizione e importare i log delle competizioni, sono 56 file. Io ho messo, mi pare che c'è anche la spunta da mettere sopra la scrittura, qualcosa del genere. Io l'ho fatto, ho importato tutti i 56 file. Poi, come sempre, si va sempre da importa esporta, si va su importa squadra, si seleziona tutte le 688 squadre, ragazzi, spuntando applica dati giocatori squadra e sopra la scrittura fa l'immagine con nome uguale e poi lo salvate il file opzioni. E poi qui hanno messo anche una guida per come ascoltare la musica da USB mentre giocate. Logicamente dovete togliere via, se volete fare questa cosa, dovrete togliere via le varie musiche dal gioco e lasciarvi solo la musica di sottofondo del lettore multimediale. Qui c'è scritto benissimo, è proprio il link della PS4 per vedete ascoltare la musica da un dispositivo di archiviazione USB. Quindi è facilissimo, vi hanno lasciato anche il link. E qua era l'installazione, ecco i contenuti di questa versione 1.22.23. Calciomercato per tutte le squadre europee, aggiornato il 27 settembre 2022, aggiornata l'età a tutto il 2022 a tutti i giocatori dei campionati europei, cioè tanta roba. Cartella con i cori di Bad Chris, infatti sono quelli là, poi magari qualcosa vi faccio sentire. Aggiornati corretti tantissimi numeri di maglia, 16 nuove squadre create nei campionati europei, corretti e messi in ordine schemi di gioco in base anche al numero di panchinari per la Master League, overall le statistiche rivisitate per tantissimi giocatori, aggiunte molte posizioni giocabili a molti giocatori, aumentata possibilità di vedere e giocare il portiere titolare nella squadra CPU, più di 1400 giocatori creati in Europa, eliminati tantissimi giocatori fake e doppioni. Aggiornamento overall per parecchi giovani, allenatori aggiornati il 27 settembre, convocazioni aggiornate per alcune nazionali, aumentata la stamina a molti giovani giocatori, cambiata la nazionalità a qualche giocatore. Tanta roba, cioè veramente un lavorone, bisogna veramente ringraziare questi ragazzi. E poi io perché sono iscritto e sono, vedete, sono loggato dentro. C'è la disposizione dei campionati, ovvero dopo aver fatto questo dovete appunto mettervi a posto le squadre perché i campionati non sono messi giusti e quindi poi dovete andare su, adesso ve lo dico perché appena avevo cominciato a farlo ho fatto la Jupiler Pro League, sempre dal file, scusate, dal menu modifica di PES 21 dove c'è scritto giocatori, squadre, allenatori, dovete andare su struttura competizione e cominciare da Europa. E io ho fatto intanto la Jupiler Pro League adesso, Anderlecht, quella lì che vi sto facendo, che l'ho messa a posto tutta come l'hanno messo loro. Le squadre, basta che girate un attimo nei vari campionati, le trovate, ve le spostate, basta premere X e ve le spostate. Ecco, ci sono tutti. C'è la parte 1 e la parte 2 da modificare le squadre come sono messe nei vari campionati. E niente, sono stati veramente bravi, c'è cioè qualcosa di eccezionale. Comunque è semplice, se avete qualche problema me lo potete scrivere sotto nei commenti del video. E niente, volevo farvi sentire dei per esempio i cori, cioè adesso vi faccio vedere, adesso vado sul desktop, ok, questo è il desktop del mio computer. Vedete qui dove c'ho varie, dove c'ho PS4 varie. Vedete, WIPS è questa, con tutte appunto la patch, vedete è tipo 2 giga e mezzo mi pare, cioè tantissima roba. Adesso ve lo dico quanto è, mostra altre opzioni, allora, proprietà è 1730 mega, ma insomma non è vero, sono di più. Comunque io l'ho visto perché forse adesso l'hanno un po' ristretta, comunque sono 2 giga e mezzo di roba.
E la musica è questa, con scritto music, e qui ci sono i cori, vedete, da la 3F Superliga fino alla UEFA Competition. E vi faccio sentire, per esempio, Serie B. Guardate, c'è tutte le squadre della Serie B, il Venezia, e ci sono i cori del Venezia, sentite. Vabbè, insomma, questi li potete riprodurre dalla chiavetta, cioè potete lasciarli anche in chiavetta con il lettore multimediale della PlayStation 4. Non so come si faccia sulla 5, comunque sulla 4 io sono andato in Play Store, mi sono riscaricato il lettore musicale, quindi potrò giocare ascoltando i cori e sentendomeli in sottofondo. Poi, appunto, ripeto, vedrò come fare per portarvi in video almeno un minuto del coro della squadra con cui ci sarà la partita del Venezia. E se gioca il Venezia in casa, vi metterò un minuto dei cori del Venezia. Ecco, questo era tutto. Direi che va bene così. Mi raccomando, venite qua. Se volete iscrivervi a PES Team, iscrivetevi. Potete lasciare il voto alla patch. Potete scaricarla se ne avete bisogno, se volete giocare la Master League, che al momento su eFootball non c'è, visto che eFootball sono rimasti parecchi indietro su tutto, almeno questi ragazzi si sono dati da fare e hanno fatto la patch. E niente, io vi chiedo di lasciare un mi piace a questo mio video e se volete potete iscrivervi al mio canale, che è gratuito, insomma l'iscrizione, lo sapete, è gratuita, fate solo un favore a me come streamer di YouTube. E cioè, come youtuber mi date una mano, ecco, con le iscrizioni e con i mi piace. E niente, vi lascio alla sigla. E se avete dei dubbi, iscrivetemi sotto. Ciao ciao.